Facciamo la tier list dove mettiamo tutto quanto in S. Comunque, miglior gioco GameCube, Wind Waker. Non lo so, ragazzi, mi sembra un po' una scelta troppo semplice. Andiamo in ordine alfabetico e pace. Allora, tra l'altro, non so se. I Mario Party mi sa che sono fermo al 4 io. O almeno, o no, forse ho giocato anche il 5, ma poi, vabbè. Animal Crossing. Gioco importantissimo, erano fighi il fatto che ci fossero i Legacy, i giochi NES dentro. Non è proprio il mio genere di gioco, però è molto importante, però probabilmente dopo ne sono usciti più completi. Si vede che in realtà è un porting alla Nintendo 64. Aggiornato, corretto, eccetera, eccetera. Dobutsu no Mori, lo mettiamo, io lo metto in B. Tiè. Tier S, chiamalo Poro. Sporo. Anvedi. Babba mia. Caruccio. Così, un omaggio al maestro. Ehi, 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 giusto, giusto. In realtà sono tutti positivi. Cibi Robo, ma quanto siamo alternative che ci piace tantissimo Cibi Robo. Credo l'unico carino poi. No, oddio, c'era quello. No, ce n'era un altro forse figo. Quello per 3DS faceva abbastanza schifo. E io lo metterei in A, perché ci piace fare gli alternative. Ok. Jungle Beat, grandissimo concept. Peccato che durasse poco e ripeteva troppo, troppo, troppo le situazioni di gameplay. Premiamo il concept, però pure fare un gioco tutto basato sui bonghi. Sta un po' un azzardo, io lo metto in B. F-Zero GX S, e chi non lo mette in S non capisce nulla della vita, né tantomeno di motori, né di pirati, no, cacciatori d'Italia, né di alieni, e né di Samurai Goro. Ma Chibi Robo è il gioco preferito di Scott The Watts, mi denunciasse! Tra l'altro è sparito da internet, non fa più video, ormai detto. Fire Emblem. Ragazzi, io a Fire Emblem proprio non ci riesco, non ci riesco, non ci riesco. Voglio essere buono. Luigi's Mansion, gli voglio un bene nell'anima, però è poco più di una demo tecnica, eh. Forse si merita addirittura il B. Sì, si merita il B, si merita il B. Fire Emblem per te è C. Ma sì, dai, comunque è un capitolo che ha una certa importanza storica. Mettiamolo in C. Sono io che sono ignorante. Kirby Air Ride, gioco ingiustamente schifato dalle masse. Molto particolare, c'è tantissimo di smash in questo gioco. E andrebbe rivalutato. Peccato che costa così tanto che rivalutarlo è molto difficile. Lo metto in B perché. Forse si merita, è tra B e A. Lo metto primo tra le B. Forse merita più di Luigi's Mansion. Mario Golf non l'ho giocato, ragazzi. Non mi sono neanche informato recentemente su com'è questo capitolo. Penso sia forse. Boh, G è vicino alla F. I Double Dash, ragazzi. Il Double Dash. S. Sono ordini di preferenze, eh? Li mettiamo in ordine di preferenze, dai, così. Sporo, esatto, sporo tutto. Mario Party 4, io ragazzi lo metto in A. Lo metto in A però davanti a Chibi Robo solo per il minigioco finale della pallavolo, anzi il beach volley, dove ci ho perso 20 anni di vita più o meno. Ci ho giocato veramente troppo. Gli altri non mi ricordo nulla dei Mario Party. Però penso che il declino sia iniziato dopo. Però facciamo così: il 5 e il 6 li mettiamo su De e il 7 lo mettiamo su AAA perché la cosa del microfono non si perdona. Mario Power Tennis, anche questo penso di non averlo giocato. Quindi lo mettiamo insieme.
agli sportivi che non ho mai toccato. E qui ne parlavamo prima, ragazzi, abbiamo due S. E culturalmente è più importante Metroid Prime 1, però il 2 rimane il mio preferito. E quindi io li posiziono così. Che capolavori, due capolavori. Mi ricordo, c'è questa scena bellissima. Dio, che ero piccolo, avevo... uscito nel 2002. Avevo quindi 13 anni, ero piccolo. Avevo tra i 12 e i 13 anni quando uscì. E mi ricordo che andai al negozio per chiedergli quando sarebbe uscito il gioco, accompagnato da mia sorella. Entrai e chiesi a questo rivenditore... ciao! Parlavo così, avevo un problema. Sai dirmi quando esce Metroid Prime? E lui mi rispose: ce l'ho già, è arrivato, dobbiamo fare l'inventario, ritorna fra un'oretta e te lo puoi prendere. E io sono rimasto così, tipo paralizzato dall'emozione. Era proprio, cioè, per me era un sogno. Facevo il primo superiore, il primo anno di superiori, liceo scientifico. Quindi ci siamo fatti tipo un giro, io e mia sorella, rientriamo, lo compro, torno a casa, devo fare i compiti, faccio matematica, che mi sfonda tantissimo, mi fiondo su Metroid Prime, ci inizio a giocare e mi sale un mal di testa e penso no, che cazzo, no, no. E sono arrivato fino al primo boss e mi sono fermato perché ho detto no, sto gioco è fighissimo, però così non me lo godo, ci rigioco domani. E ci ho giocato il giorno dopo. Sono rimasto veramente, cioè mi sono proprio emozionato. E non è male come gioco, ma come dico sempre, il problema dei Mario Golf è il golf, esatto. Ma ce l'aveva tutto l'impianto da JRPG che aveva quello per Game Boy? Per Game Boy Advance? Paper Mario il portale millenario ci sta in S? Ci sta? Ci sta o non ci sta? Sì, dai, sì, ha voglia. Però lo metto dopo F0, per gusti personali lo metto dopo F0. F0, ragazzi, che figata. Pikmin 2 e Pikmin 1. Allora, io metto Pikmin 1 in A e Pikmin 2 lo metto in B, perché secondo me, cioè, era figo la coop, però si perdeva qualcosa. Forse però il terzo è il mio preferito. Su Mario Golf per GameCube non c'è mai della storia come su Game Boy Color. Ecco. Mancava la cosa da JRPG. Poi Pokémon Colosseum e Pokémon XD. Non li ho mai giocati direttamente, ragazzi. Di Pokémon in quel periodo non me ne fregava proprio niente. Ho visto qualcosina, ho recuperato qualcosina. E anzi, all'epoca pensavo fossero addirittura dei sequel con la stessa impostazione di Pokémon Stadium. Per questo penso di averli ignorati. E... l'idea. Forse però potrebbero essere potenzialmente giochi Pokémon più interessanti di sempre. Quindi gli do un AAA sulla fiducia. Non c'è Eternal Darkness. Cioè, hanno messo Star Fox Assault e non hanno messo Eternal Darkness. Bravi, me l'avete fatto. Vabbè, ragazzi, Eternal Darkness è proprio... allora, questa qua, in onore di Eternal Darkness, questa categoria diventa Eternal Hay. Eternal Darkness è S-tier. S-tier proprio. E lo metto tra Metroid Prime e F-Zero GX. Hanno messo Mario Party 5, ma non Eternal Darkness. Vergogna. Però c'è Sonic Mega Collection. Mi sa che l'ha pensato un segaiolo, sicuro. Sicuro, assurdo. Hanno messo Tales of Symphonia, vabbè. Il giochetto, come direbbe qualcuno. Vabbè, ragazzi, Eternal Darkness è ingiustamente dimenticato. Resident Evil 4 è S-tier, ragazzi. È S-tier e dispiace solo che... qui sì, vabbè. Vabbè. Guardate, per me è proprio un passo da Metroid Prime. Dispiace solo che Shinji Mikami abbia fatto l'infame e lo abbia poi portato sulle altre console. La sapete la storia, no? Che screziò prima con Sony, poi andò da Microsoft per vendere l'esclusiva, litigò con quelli di Microsoft e andò da Nintendo incazzato nero dicendo: Resident Evil 4 sarà esclusiva Nintendo per sempre, le altre console non ci meritano, mi taglio la testa se lo portiamo fuori dall'ecosistema Nintendo. E per fortuna che non si è tagliata, così ha potuto fare Ghostwire Tokyo.
Ne è valsa veramente la pena. Allora, Resident Evil Zero, come diciamo nel gruppo Telegram. Tra l'altro, se vi abbonate, potete entrare nel gruppo Telegram, ragazzi. Con Prime è gratuito. E fa molto ridere perché c'ha la traduzione in italiano peggiore di sempre. Ed era praticamente tradotta con Google Translate all'epoca. Quindi era fatta malissimo. E ci sono ed è chiaramente tradotto dall'inglese male. E ci sono delle formule, ancora me le ricordo, che sono in inglese suonano tipo it seems to be, non lo so, a door, ok? Sembrerebbe una porta, e loro l'hanno tradotta proprio letteralmente. Sembra di essere una porta, sembra di essere una macchina da scrivere. Cioè, veramente schifo, e diciamo che... Ma scusate, non hanno messo remake di Resident Evil 1? Allora, Resident Evil 0 lo metto in C, perché a livello di storia, meccanica dei due personaggi, era convincente fino a un certo punto. Graficamente era impressionante, ancora ricordo lo scorpione sul treno e il filmato di presentazione me lo sono rivisto 100.000 volte aspettando che uscisse. Purtroppo il Rebirth, che era il remake dell'1, era proprio su un altro livello qualitativo. Questo riutilizzava lo stesso engine, ma perdeva quella freschezza che l'aveva contraddistinto. E per me il remake va in S tier, il Rebirth. Puro terrore al cubo, recitava la copertina sul retro. E ora arriviamo all'angolino Sega, ragazzi, emotivamente pregno di rappresentanti. Allora, Sonic Adventure 2 Battle io lo metto su A per l'importanza storica che ha ricoperto, ok? Probabilmente il più importante di questi. Tra l'altro era un remake, cioè un remake, un porting che aggiungeva i ciao, fatto abbastanza bene e soprattutto lo ricorderò per sempre per la copertina di Nintendo rivista ufficiale che recitava La guerra fredda è finita. Brividi, brividi con Sonic in copertina, bellissimo. L'Adventure DX non l'ho giocato e gli metto un Eternal Hay. Purtroppo non l'ho toccato. Heroes era quello con tre personaggi, no? Secondo me non era. Era caruccio, dai. Era caruccio. E la Mega Collection invece era fatta proprio bene. Lo metto come ultimo tra gli A. Ok? Poi andiamo avanti. Soul Calibur 2. Attenzione. C'erano tre versioni. Una con esclusiva Spawn. Ti faceva capire quanto l'Xbox non avesse una storia alle spalle. Uno con esclusiva Eiyachi, anche questo alla fine sì, ha già un po' più di senso, ma alla fine è abbastanza impersonale come aggiunta, anche se forse all'epoca Tekken era ancora esclusiva PlayStation, non ne sono sicuro al 100%. La versione GameCube era quella nettamente superiore a tutte le altre perché aveva Link non solo in copertina, ma anche tra i personaggi giocabili, un Babba Pia non glielo toglie nessuno. Però graficamente faceva proprio paura per l'epoca. Dai, babba mia. Oh, Star Fox Adventures e Star Fox Assault. E qui abbiamo... Ora vi sorprendo con questa scelta un po' controversa. Aspettate un attimo perché mi hanno scritto. E Miyamoto mi ha intimato di chiudere il canale. Mi dispiace ragazzi, vi devo salutare. Allora, Star Fox Adventures, bellissimo da vedere. E io però lo metto in C e vi spiego anche perché. Come clonazzo di Zelda ci sta, fa il suo, però ci sono due o tre cose proprio che mi danno fastidio. Primo tra tutti che è proprio una forzatura quella di Fox McCloud in mezzo ai dinosauri. Si vede che all'inizio del gioco doveva essere un'altra cosa e Miyamoto si è impuntato per mettere l'IP di Star Fox. C'è chi dice che probabilmente l'ha voluta per fare in modo che quando Rare è andata via non si è potuta portare via anche il gioco perché era associata a una IP Nintendo. Questo dovrebbe essere un motivo valido, però rimane comunque un'aggiunta un po' a cacchio di cane. Sarebbe stato più interessante vedere un Dinosaur Planet. E l'altra cosa che mi fece troppo rosicare è che all'epoca guardavo tantissimo un disco demo con dei video di presentazione all'interno e tra questi c'era il trailer di Star Fox Adventures e ci rimasi, cioè ero super gasato per questo gioco perché nel trailer a un certo punto compariva la scritta oltre 100 ore di gameplay
cioè non ci volevo credere. E quindi quando l'ho iniziato a giocare, mi ricordo che c'era, più andai avanti, più c'era la percentuale di completamento. E dopo che giocai circa un'ora, un'ora e mezza, lessi tipo 12% completato. Ci rimasi molto, molto. E iniziai a fare tutti i calcoli. E allora, se il 12% sono circa un'ora e mezza, questo significa che in 10 ore. Cioè, ero completamente impazzito. Stavo negando a me stesso l'evidenza. Raidos! Nine Highlander, bentornato. Si rinnova anche il terzo mese. Ora tenetevi lontano il Porobot. Va bene, gli scrivo subito e gli dico di togliere la X accanto al tuo nome. E quindi niente, Star Fox Adventures, scammata totale, grande achievement tecnico, ma soprattutto il dinosauro, il triceratopo, era veramente cringe, eppure la cosa del linguaggio fatta ad hoc era proprio cringe, cringe, cringe. Ed è roba da furry comunque, gran parte della trama, lo metto in C. Star Fox Assault, vi dico che probabilmente è il miglior Star Fox dopo quello per Nintendo 64. Contraddicetemi se ne avete il coraggio. Vi do 3 secondi. 1, 2, 3. No, ecco, ho ragione. Come avvenuta l'acquisizione di Rare, volevano essere acquistati e Nintendo non ha messo i soldi sul piatto. È arrivata Microsoft che ha fatto o ship, come si dice dalle mie parti. Star Fox Zero è più bello, fidati. Ah, attenzione, questa è un'opinione molto controversa, eh. Molto, molto controversa. Abbiamo Super Mario Strikers, ragazzi. Vabbè, questo lo droppo subito in S. Ha dato vita a una serie breve ma intensa. Il migliore di sicuro dei due, quello più innovativo. Assurdo vedere i personaggi di Nintendo così aggressivi, così cattivi e così violenti. Super Mario Sunshine, Super Mario Sunshine, ragazzi, rigiocato un annetto fa, è un titolo a cui sono affezionatissimo, un titolo che ha uno stile pazzesco, ha delle intuizioni molto fighe, però non ci siamo purtroppo, non ci siamo, solo che non lo puoi mettere insieme a Star Fox Adventures, né Resident Evil Zero, sta un gradino sopra e lo metto. A livello di gradimento mio personale, devo aggiustare forse un po' le cose. Tac, tac, tac. Ah, devo essere onesto. Lo metto al pari merito di Donkey Kong Jungle Beat. Ma preferisco Luigi's Mansion. No, no, ah, non me la sento, non me la sento, non me la sento. Certo, c'è Sonic Adventure 2 Battle in A. Si potrebbe fare uno sforzo. È una via di mezzo tra Unvedi e Baba Pia. Smash Melee, vabbè, ragazzi. S-tier, S-tier, S-tier. Oddio, no, no, qua per forza. S++++. Sporo, sporo da tutti i poro. Creiamo una casella apposita per Mario Sunshine. Ci sto, si può fare. Però la chiamiamo Koizumi. Dove mettiamo tutti i giochi diretti da Koizumi? Banshin, Banshin, ok. Anzi, Banshin. Banshine. Poi abbiamo Tales of Symphonia. Boh, tutti quanti stravedono, impazziscono, eccetera, eccetera. Faccio un po' il normie e dico caruccio. S, me lo devo rigiocare. Non mi ricordo una sega allora. Force Wars Adventures. È che. Cioè, era pure figo come gioco. Tra l'altro, ho trovato oggi per fare il video sul GameCube. Ho trovato un E3 vecchissimo di Nintendo. Ora, dopo ce lo vediamo. Dove Miyamoto e altri di Nintendo si mettono a giocare a Force Wars. Non me lo ricordavo assolutamente. La cosa del Game Boy Advance è troppo proibitiva. Il gioco è carino, ma da mettere in piedi è proprio una follia. E sono costretto a metterlo come primo tra i carucci. La remastered di Ocarina of Time, sai, non penso sia corretto definirla remastered perché era emulata proprio in modo. Cioè, girava proprio su un emulatore GameCube senza alcun tipo di miglioramento. C'era a parte la Master Quest. Però non so se si può definire remaster. Io direi più che altro un porting. Wario World, se lo sono dimenticato. Facciamo finta che non sia mai esistito. Sì. Era super emulato. Tanto che rallentava pure sulla. Mi ricordo che il frame rate era proprio identico a quello di Nintendo 64. Metal Gear Solid Remake. Anche ne mancano parecchi, ragazzi.
E chiudiamo con gli Zelda, e qui mi attirerò un po' il vostro odio. Perché Wind Waker in toto come gioco è da S, però non è tra i più forti di S, salvo la direzione artistica, il gameplay ha delle problematiche abbastanza evidenti. E Twilight Princess lo metto e forse avrei voluto metterlo anche un pochino più sotto, però so che è in realtà uno dei preferiti in assoluto ed esce fuori quasi una F, assurdo, o quasi una E, e esce fuori la F di F0, è la F col trattino di F0, è la E di Eternal Darkness, ragazzi, tutto torna, tutto torna. Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!